incontriamo il sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo con il presepe vivente giunto alla nona edizione. Si consolida un'iniziativa che richiama ogni anno tantissimi visitatori. Sì, anche quest'anno è un successo di partecipazione da parte della cittadinanza, ma anche e soprattutto delle cittadinanze limitrofe. Tantissima gente dei paesi del comprensorio di Larino sono oggi questa sera presenti a Larino e danno soddisfazione a chi organizza questa splendida manifestazione ormai arrivata appunto alla nona edizione, a quasi 10 anni di vita. Alle sue spalle scorgiamo il Palazzo Ducale, un centro storico che si anima e quindi viene valorizzato grazie a iniziative di questo tipo. Certamente, un bel centro storico, quello di Larino, molto ampio, che dimostra appunto con iniziative del genere di essere un'ottima location per attività delle più varie. Il presepe durante i giorni del Natale sicuramente è un'ottima cornice per far conoscere il nostro centro storico e valorizzarlo. E siamo con Angelica. Sono Igor. Emil. Da dove arrivate? Siamo arrivati da Ucraina. Ucraina. Da città Donetsk, che adesso a causa di grandi bombardamenti siamo arrivati qua per conoscere una bella città di Larino. Come vi trovate qui a Larino? Vi piace questa città? Sì, mi piace molto, ho trovato tanti amici, pure loro, perché qua è una città... Si vive bene? Sì, si vive bene. Stasera una visita qui al presepe, come l'avete trovato? Vi piace? Molto piace. Questa festa molto piace, sì. È un'atmosfera di Gesù Cristo, che come è nato, mi piace moltissimo. Allora, in questo scambio, diciamo così, di culture, vogliamo fare gli auguri di buon anno in ucraino, così scambiamo anche queste culture proprio all'insegna della solidarietà e dell'integrazione. Sì, anche do le auguri a tutti, a tutto il paese italiano di Buon Natale. Vabbè, è stato ieri, però vi do adesso Buon Natale Italia. Buon Natale e buon anno, ma dobbiamo dire anche in ucraino. Priyatna Vorozhestva Italia. E incontriamo Francesca e Tammano, i genitori del bimbo, si chiama Pasquale Gabriele, al quale è stato affidato il ruolo di interpretare Gesù. Una bella emozione. Sì, tantissima, anche perché piccolino è nato il 6 dicembre, ha solo 20 giorni. Per adesso si sta comportando bene, vedremo. Molto emozionante. Sì, no, è un'emozione perché comunque già è un orgoglio diventare genitori, poi a interpretare il ruolo di Gesù è ancora più emozionante. Vero? Sì, tanto, è molto, c'è una cosa nuova per noi, anche la stessa cosa che è un bimbo piccolo, cioè solo 20 giorni, sembra che si comporti bene, quindi è tutto da vedere. Per voi cosa rappresenta il presepe e più in generale il Natale? Allora, innanzitutto quest'anno è un Natale, diciamo, diverso, è più particolare. Poi, personalmente, a me il presepe piace sempre tanto, cioè è piaciuto, a casa lo faccio, quindi è ancora più, è un orgoglio avere il bimbo che fa il bambinello. No, in effetti è una cosa molto importante, anche perché noi siamo molto credenti. E quindi fare, diciamo, il ruolo del portatore di un nuovo messaggio, di una nascita, di qualcosa di diverso è importante, voglio dire, anche perché per noi la nascita sua è stata davvero un'emozione grande. Un dono. Un dono, ecco, un dono, ma mi mancano le parole. Tu come ti chiami? Lucrezia. State avvicinando la scena della Natività, come hai trovato il presepe di quest'anno? Allora, è stato bellissimo, non me lo dimenticherò mai, veramente bello. Quale scena ti ha colpito di più? Oddio, cioè tutte, mi sono piaciute tutte. E ora ti avvicini a quella della Natività, la più importante? Sì. Io ero tanto a vederla, anche se l'anno scorso l'ho visto, perché non sono di qua, ma sono di Lanciano. E qua vengo a trovare i miei nonni di Natale, quindi la vedo. Si chiamano i nonni? Nonna Antonietta e nonno Giovanni. Allora, come ha trovato il presepe di quest'anno qui a Larino? È davvero molto bello, molto curato nei particolari. E poi la cosa che mi ha colpito è la serietà con cui i bambini partecipano a tutte le attività che sono rappresentate. E all'ingresso della scena della capanna della Natività è stato ricreato anche un antico frantoio. Sì, frantoio. Di quali elementi si compone?
Niente, l'oliva viene buttata qua, viene macinato e poi alla pressa. Tutto a mano? Tutto a mano, sì, una volta. Il salto nel passato vero e proprio? Sì, sì, sì. Oggi che è tutto meccanizzato? Sì. Un presepe riuscito per te cosa significa partecipare a un'iniziativa di questo tipo? Ci vuole la passione più che altro. E incontriamo il parroco della cattedrale, Don Costantino di Pietrantonio. Presepe vivente organizzato nell'anno del Giubileo della Misericordia, assume un significato particolare. Certamente, come ha detto anche Papa Francesco, che quest'anno siamo chiamati a riscoprire il volto di Dio che è Padre misericordioso, che non giudica ma che accoglie e abbraccia tutti. E ovviamente il Natale è questa misericordia che si rende visibile e ripercorrere le strade del presepe senz'altro ci aiuta a vedere oggi qual è il tipo di accoglienza che ogni credente fa al Signore e come poi può diventare testimonianza di questa misericordia che abbraccia e incontra ogni fratello. Siamo con l'assessore comunale ai lavori pubblici di Larino, Michele Palmieri. Ci sono importanti novità per quanto riguarda il cinema teatro Risorgimento di Larino, chiuso da quasi 5 anni per motivi di sicurezza. Di cosa si tratta? Sì, importantissime novità. Dopo aver ottenuto il finanziamento regionale di circa 75.000 euro, abbiamo terminato i lavori. Adesso si tratta di aspettare solo i pareri positivi, mi auguro e spero, con le verifiche dei vigili del fuoco per poi passare alla riapertura di un cinema teatro Risorgimento molto importante per l'intera comunità e per tutto il territorio. Quando è prevista questa riapertura? Se la tabella di marcia va come abbiamo stabilito, credo che per la fine di gennaio ci sarà proprio una riapertura, per poi dar via anche le attività. C'è già un'associazione centro storico che ci proporrà una serata teatrale nel cinema teatro Risorgimento. Questo cosa significa, cosa rappresenta per l'intero territorio? È un molto importante, molto sentito, perché il cinema di Larino per l'intero territorio era un punto di riferimento culturale. Anche per Larino stesso e per la comunità è una riapertura molto sentita e noi abbiamo fatto il possibile o forse l'impossibile affinché questo si avverasse e si riaprisse. Dalla scena della Natività si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla 9ª edizione del Presepe Vivente di Larino. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749.